Il Giro d'Italia al centro dell'attenzione nella serata di venerdì 3 maggio per Canavese in Rosa, che si è tenuto presso il magnifico castello di Parella. Una serata dedicata al ciclismo di ieri, oggi e domani, organizzata dall'Agenzia per lo sviluppo del Canavese, durante la quale sono state presentate, con i relativi sindaci, le due tappe del Giro d'Italia in Canavese, Ceresole Reale e Ivrea. Sala affollata e grande entusiasmo per uno sport, ma soprattutto per un evento che unisce. Soddisfazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Canavese che ha centrato l'obiettivo, far dialogare il territorio su una passione comune. Il Giro d'Italia unisce e l'Agenzia aiuta. Bello. Il Giro d'Italia unisce è una frase bellissima, perché il senso di questa sera è proprio quello di unire due momenti del territorio del Canavese che avrebbero avuto vita a sé stante. Invece l'obiettivo e la volontà di questa sera era quello di presentare queste due tappe del Giro d'Italia insieme come una cosa unica, come un canavese in rosa che si veste di rosa, come è il titolo della serata, in un'ottica proprio di identità di territorio. Anche perché si sa che tutte le volte che il Giro d'Italia è passato in Canavese o ha fatto addirittura tappa in Canavese ha sempre coinvolto tutti. Beh certo, e se mi permetti è un sogno bellissimo, prova a pensare alla carovana del Giro che passa tra le nostre montagne, tra i nostri laghi, tra le nostre torri, i nostri castelli e arriva sulle Tre Levanne, al lago di Ceresole e sulle valli del Gran Paradiso, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, è un sogno che si avvera. Il Giro d'Italia di Ivrea è un'altra volta festa? Sì, una grande festa, l'aspettiamo con ansia. Nel 2013 abbiamo avuto un arrivo di tappa, l'ho vissuto da cittadino, non da sindaco. Questa volta una partenza, questa volta la vivo da sindaco, quindi grande emozione, una grande opportunità per la città. Diverso, l'arrivo c'è l'aspetto tecnico, c'è l'aspetto della gara, la partenza c'è l'aspetto per l'appassionato, è meglio secondo me, perché hai l'occasione di vedere i corridori che si preparano, gli aspetti tecnici proprio della bicicletta, il cambio, il pedale, tutta questa preparazione, quindi sicuramente più interessante per l'appassionato che la vede dal vivo. Com'è viverla da sindaco oltre che da appassionato? Viverla da sindaco è un'emozione, è una responsabilità, ma il Giro d'Italia è una macchina talmente oliata, talmente ben organizzata, e quindi credo che possa essere soltanto una festa, con la giusta attenzione ma senza nessuna preoccupazione. Si auspica si possa avere un ritorno in futuro? Beh, penso di sì. Ritorno di avere di nuovo una tappa? Sì, penso proprio di sì. Se facciamo bene come stiamo cercando di fare, penso proprio di sì. Ceresole è già turistica, ma in questo periodo per il Giro d'Italia lo è ancora di più. Beh, sicuramente sì, Ceresole è una vocazione turistica che con questo evento si eleverà alla potenza, perché comunque essere visti in mondovisione, si può dire, per noi è un'occasione imperdibile. Siamo già molto molto pronti e stiamo lavorando per essere sicuramente prontissimi. C'era stata un po' di polemica all'inizio degli ambientalisti, comunque avevano polemizzato il fatto che il Giro d'Italia, la macchina del Giro d'Italia passasse da Ceresole. Ma sì, diciamo che la polemica degli ambientalisti era un po' dettata da una loro poca informazione su quello che la tappa era già. Io da subito avevo ribadito sia in conferenza stampa che sia con l'ente parco tutte le attenzioni che l'amministrazione ha riservato a questa tappa e condiviso con RCS, quindi una volta risolte queste piccole incongruenze anche il settore ambiente si è calmierato. Tutti contenti, immagino anche i ristoratori, perché a quanto so è già tutto esaurito a Ceresole. Sì, sicuramente dal momento in cui è stata assegnata la tappa ufficialmente in diretta Rai al 31 ottobre si sono scatenate le prenotazioni, anche perché i posti sono un po' limitati e quindi l'hanno fatta da padrona quelli che si alzano presto al mattino. In questi giorni la città metropolitana ha iniziato l'apertura della strada e stanno circolando sui social delle foto dove si vede tantissima neve. C'è preoccupazione al riguardo? Qualche problema? Ma allora, sicuramente Città Metropolitana saprà gestire la grossa quantità di neve. L'apertura è stata anticipata di circa 20 giorni proprio per avere una fotografia generale quasi a 15 giorni dall'arrivo. Ce l'avremo in questi giorni, preoccupazione no, ma molta attenzione. Un altro evento di grande importanza è il Giro d'Italia in Canavese. Non poteva mancare alla fine di un mandato la ciliegia sulla torta. Io ho amato tantissimo questo territorio, sono cresciuto da bambino, ho la famiglia che ci vive e quindi ho cercato di lavorare perché venisse conosciuto da tutto il mondo.
col Giro d'Italia immagino che ci sia un grande fervore per l'agonismo che porterà, ma anche per la bellezza che appassionerà tutti i visitatori e anche tutti gli spettatori.